Amici chitarristi, ben ritrovati, io sono Michele Bianchi e oggi vi voglio parlare delle cuffie VHQ1 di casa Vox. Le VHQ1 sono le cuffie intelligenti sviluppate per il musicista. Sono in grado di cancellare il rumore circostante, enfatizzando così tutte le caratteristiche timbriche di quello che si sta ascoltando. Questo modello utilizza un nuovissimo tipo di tecnologia per cuffie Bluetooth, combinando la cancellazione del rumore e l'attenuazione del suono in entrata, così da restituire un suono ad alta definizione. Che si tratta di ascoltare musica, effettuare chiamate o esercitarsi con il proprio strumento, che sia chitarra o basso, avrai sempre un suono di alta qualità. Questo tipo di cuffia ingloba una tecnologia di monitoraggio in grado di captare e isolare il suono della tua chitarra piuttosto che della tua voce. Praticamente il suono del tuo strumento, della tua voce, viene captato dai microfoni, riprodotto dalle cuffie senza rumori aggiunti. Quindi il tono dello strumento sarà incontaminato. Potrai collegare il tuo smartphone via Bluetooth. Le cuffie sono infatti compatibili con un'ampia varietà di codec Bluetooth, come ad esempio l'SBC, la AC, la PTX ed altre ancora, oppure una sorgente esterna come un mixer per monitorare l'ascolto. Le cuffie sono infatti predisposte di ingressi mini jack. Per questo modello Vox offre inoltre agli utenti l'accesso remoto a Google Assistant e a Siri. Andiamo a vedere i controlli. Sul padiglione destro troviamo il pulsante di accensione, basterà tenerlo premuto per accendere le cuffie, l'indicatore LED dello stato di batteria, in questo caso una batteria al litio da 1200 mAh. Il tempo di ricarica è di 3 ore e mezza per un'autonomia di 36 ore. Il LED ci indicherà anche il collegamento via Bluetooth, in questo caso lampeggia perché è in attesa di un collegamento. Abbiamo poi il pulsante NC, quindi Noise Cancelling. L'indicatore LED ci indica quando questo è inserito, in questo caso appunto la luce verde ci indica che è inserito. Abbiamo poi il controllo del volume dell'ambiente. Sopra troviamo il pulsante Sound Enhancing. Questo è un equalizzatore che calibra il suono dell'ambiente con le caratteristiche della stanza in cui ci troviamo. Ha diversi preset come Big for Guitar and Bass, che enfatizzerà le frequenze più basse, Bright for Guitar and Bass, che andrà ad enfatizzare le frequenze più alte, e Default, che riprenderà il suono naturale dello strumento. L'ingresso mini jack, che si trova anche sul padiglione sinistro, il pulsante Anc, con il quale possiamo regolare il livello del noise reduction. Questo presenta due impostazioni, medio e alto. Sotto al pulsante Anc troviamo il controllo volume della musica che viene riprodotta. Questo fungerà anche da play e stop. Esternamente, sul padiglione destro, troviamo il sensore touch per attivare il sound monitoring. Sul padiglione sinistro invece troviamo la porta micro USB per la ricarica e l'indicatore LED rosso che si accenderà nel momento in cui le cuffie saranno sotto carica. Se devi rimuovere le cuffie, la funzione di controllo del trasporto interromperà lo streaming sul tuo dispositivo e lo farà riavviare una volta che le reindosserai di nuovo. La risposta in frequenza delle VHQ1 copre un range che va da 10 Hz a 25 kHz. Inoltre, i diaframmi in pellicola PEAK a 5 strati da 41 mm sono molto comodi. A differenza della maggior parte delle cuffie che integrano un sistema per la cancellazione del rumore, queste hanno microfoni sia all'interno che all'esterno dei padiglioni auricolari e permettono così di sopprimere una vasta gamma di frequenze e regolarsi automaticamente con l'ambiente che ci circonda. Le VHQ1 sono disponibili nei colori bianche e nere. A mio avviso la qualità audio di queste cuffie è veramente alta, le ho utilizzate per sessioni di missaggio anche e non mi hanno stancato. Inoltre, sia per telefonare che ascoltare musica magari in giro, ho notato che il noise cancelling è veramente molto avanzato. Provandole con la chitarra acustica ho la sensazione che nelle orecchie il suono sia più a fuoco. Bene ragazzi, con questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!